sgommata. Taccia, dove vai?
Porco cacchio. Circuito, dobbiamo impararlo, eh.
Sardegna. Non lo conosciamo. Parlate. Come va via?
tagliato un po' la curva. Wow.
Thank you.
Yo ve.
nuovo, stesso punto.
Ale chi è? Mike? Jacopo? Qualcun altro? Scusa, è ultima curva di una... Grande Jacopo, ciao. Ultima curva di un giro che come slick sul bagnato. Adesso sta venendo fuori il sole, si vede dalle previsioni. E andiamo a vincere. Ho fatto il filmato, eh? L'ho fatto buona la prima. Devo andarla a rivedere, però lo posso vedere poi domani. Mike se n'è andato adesso. Ah, è bella la serata. Remix. Vi siete divertiti? Avete provato un po' a qualcosa? Voglio una testimonianza di quello che avete fatto. Ok, seconda gara del campionato. Sì, sì, abbiamo un po' mixato e poi abbiamo chiacchierato come dei vecchi amici. Grandi, grandi. Però peccato, non ci sarà testimonianza di quello che avete prodotto musicalmente. Guarda che bella la anche le frecce tricolore. Siamo a Monza. Wow. Alfa Romeo C4. Traction control a zero. Bellissime le frecce. Figate, eh? Monza, diciamo che la conosco. Su Assetto Corsa ci ho girato un sacco. Ah, ecco, guarda come la conosco. Però questa macchina è di un'altra categoria rispetto alle altre, eh? Perché ti devono far partire ultimo e devi arrivare primo, quindi devi sbagliare niente e superarle tutte. Lamborghini Countach è la prossima. Lancia Delta, bella la Lancia Delta. Ma i primi dove sono? C4. Una bomba, che fa? Supera, si butta in 3, sorpasso 3 wide, infilati tutti e due. Sì, potevo scegliere la BMW che ha un po' di punti prestazione in più, ma secondo me questa qua ha molto più spunto, infatti è vero. Mamma mia, è una bestia. No,
no, cosa stavo pensando? Bravo Ale, due gomme sull'asfalto e due. Ma che effetti volumetrici del sole. Chissà che ora del giorno siamo, dell'atmosfera. Monza. Siamo all'alba. Siamo a 200-150 metri. E abbiamo ancora un giro. Non a quanto gli ho preso in staccata, sono arrivato proprio inchiodato. Beauvoir. Originale è un 1759 di cilindrata e non sono neanche sicuro che sia a turbo compresso. Ah, cazzarola, la conosci bene sta macchina. Poi ci guardiamo nelle caratteristiche. Vola praticamente e non gli ho fatto nessuna elaborazione. Monza e Monza. A Chiaravalle ogni tanto ne vedo una rossa e una nera. Di quelle lì. Bianco, rosso e verde, ci manca quasi il tricolore. E andiamo a vincere anche questa gara, pur avendo sbagliato. Ultima gara al Nürburgring. Non abbiamo fatto gara pulita, abbiamo sportellato. Prossima gara, European Championship. E questo è il Nürburgring, infatti. Ma il Nürburgring è solo quello, il GP. Non quello da chilometri, chilometri. Ma il meteo qua, come si fa a vedere il meteo? Partenza, posizione, punti. Voglio sapere se metterle le gomme. Mi sembra che ci sia pioggia. Piove. Per adesso non c'è pioggia. Poi il circuito di Nürburgring lo conosco appena. Col
curve lunghe, questi qua ce li... Ah, questa è la curva che ti frega. Buono. Stasera su YouTube ho visto la promo del film Gran Turismo. Ah, sì. No, non l'ho guardato perché non credo sia un granché. Però potrebbe essere divertente. Secondo te com'è? Da una storia vera. Ah. Ma la storia vera è di uno che guida Gran Turismo sul gioco e poi va a fare il pilota reale, cioè quella di Igor Fraga. Ma è difficile sto circuito. Lo sapevo che qua era un po'... arrivavo lungo. Potrebbe darsi che sia quella. E vai da fuori. So che... Ecco, nella terra. Bravo Ale, pensa invece di... parla invece di pensare. Sì, lui nelle serie Gran Turismo, quando fanno le World Series, l'ho sempre visto. E lui è passato poi alla Formula 3, ma non credo con grandi risultati, però... da giocatore è passato, danno l'opportunità di passare a fare... Mi ricordo che c'è serie. Un concorso indetto dalla Polyphony Digital. Ma ne fa più di uno. C'è anche quello con la Nissan che gli anni scorsi dava la possibilità di andare a fare la Nissan Academy e cose così ai migliori, quelli che facevano i tempi migliori. Ma sta piovendo. Non so se sia quello il caso. Non lo so neanch'io. Poi magari mi leggo qualcosa. Ecco, ora stiamo correndo sul bagnato. E allora andiamo a mettere il controllo della trazione a 2 almeno, finché non piove più forte. Infatti. Abbiamo ancora un giro per andare a prendere il primo, che è laggiù, e non so se... Sembra che sulla promo si guida le Nissan. Sì, era una delle macchine che faceva anche il campionato reale, con le macchine reali. Ok, si sta asciugando la pista, pronti a cambiare il traction control. Lo mettiamo a 1 adesso. Questa non molla, abbiamo alleggerito l'acceleratore salendo sul cordolo. Ok, ancora un giro. Stiamogli dietro. Aumentiamo a 2 il traction control per stargli dietro. La pioggia se n'è andata via. Sì. Tanto di potenza gli andiamo via questa. Quindi... C'è un ragazzo italiano che ora fa anche lo youtuber che è partito dai Games e poi è diventato un pilota. Ah, pure un italiano. Ma io conosco Giorgio... molto belli. Però quelli che conosco io che correvano a Gran Turismo, però lui non corre con Gran Turismo, fa
Assetto Corsa oppure R-Type. Alberto Nasca. E su quale simulatore corre, lo sai? Non corre più su simulatore. Ah, ecco, ha smesso. Ma tu sai su quali correva? No. Real Race. Ah, Real Race. Ah. Allora, adesso dobbiamo uscire bene per farci il rettilineone. Ah, no, siamo partiti in ritardo. Merda, che cicciula. L'abbiamo infilato all'ultima chicane. Chiudiamo la porta. E ciao ciao, traction control a zero. E via. Ah, Real Race, non l'ho mai provato quello. Mi ricordo quando anni fa era uscito sul mercato Real Race, me lo ricordo. E allora, vinciamo il Vinse un campionato? concorso e partecipò alla 500 Cup così. Incredibile. Deve essere bravo, caspita. Abbiamo vinto tre auto omaggio. Ah no, una di queste tre. Quale carta scelgo? Nel centro, destra o sinistra? No, Real Race voleva dire che corre davvero. Ah, c'è un gioco che si chiama così. Ok, Sinistra. sinistra. Allora ci prendiamo questa. Bella la Dodge Challenger RT degli anni 70. Bello, 400, la meno potente, però va bene. Bene, bella, bella. Auto d'epoca. La macchina di Toretto. La macchina di Toretto? Chi è? Fast and Furious. Ah, sai che non li ho visti quei film lì? Cioè, li conosco, forse ne avrò visto un pezzo dell'uno. Poi siamo arrivati all'otto, forse? Al sette, l'otto. Ah, domani non ce l'ho il rilievo da fare. Me l'hanno spostata lunedì o martedì. Quindi domani non ho problemi sicuramente di tempo. Alla sera. Uno il migliore. L'uno è il migliore, ok. Come sempre. E poi gli altri mi sembrano tutto proprio un'americanata, cioè una serie di film sempre con qualche storia così molto pompati. Allora, dobbiamo fare Special Stage Route X, Stati Uniti. Dobbiamo acquisire tre auto della Ford. È stata la prima azienda al mondo a produrre autoveicoli, va bene. Quindi andiamo in America e dobbiamo fare Colorado Spring, Willow Springs. Bene, è arrivata la mia ora. A La tua ora. domani. Va bene, ci vediamo domani, ma buonanotte, Jacopo. Speriamo che il video che ho fatto alla prima Ciao Ale, vada buonanotte. bene. Ok.
Buonanotte, a domani. Non ho vetture che rispettino le norme. Non ce l'ho io quelle macchine lì. Mi vogliono far comprare una di queste macchine? Gara furgoni. Tundra TRD Pro del 19 e la F150 SVT Raptor del 2011. Andiamo a comprare un'auto. Una sarà della Ford. Allora, questa qua. Punti prestazione. 434. Coppia massima. Il peso 2007, 417 cavalli. Bella la Mustang gruppo B Rally e la gruppo 3. Allora, una è della Ford e costa 55.000, 55 punti prestazione 434. L'altra della Tundra, che macchina, che marca sarà? Non questa, ah, la Dodge potrebbe essere. Sarà boh, allora a questo punto della Toyota. Eccola, costa 62, ha meno punti prestazione perché pesa di più. Allora andiamoci a comprare l'altro. Questo.
Vienna. Crediti grati. Il colore non me lo fanno scegliere. Carico pesante. Ma questa la vincevo. Che pirla. Sì, la utilizziamo. E ci andiamo a fare la gara. Chissà come si guidano. Questa qua l'ho già vinta la macchina perché l'ho comprata. E ora partecipiamo a Willow Spring. Vediamo se va bene così, senza modifiche, come esce. Tre giri. Di notte. Questo circuito un po' lo conosciamo, sì. La il motore proprio non si sente, dove va quello? Ma non mi sbattere contro. Ma non sono capace a guidare sti qua, vanno tutti in derapata. O forse sono io che li guido come macchine stradali, chissà.
Dobbiamo recuperarne di strada. La pizza. Ci accontentiamo del secondo posto. Iniziamo la macchina e via. Ok, ultimo circuito. Oh, l'ovale. Questo ovale. Dovremmo prendere anche un po' di scia qua, eh? Cane, come l'abbiamo tenuta? Stava partendo di coda. Cinque giri, eh? Le due coppie di macchine sono quelle da raggiungere.
vabbè, ma non può fare così, eh. Cioè, all'ultima curva mi ha tamponato e mi ha buttato fuori. Ma vai, dai. Ho fatto una gara perfetta.
Wow. E andiamo con Ford GT del 2006. Dai. Questa Camaro è così potente. Che non riesci neanche a non tamponarle. Ci ha fatto andare un po' larghi, eh?
veloce, basta.